Abbiamo vissuto 3 giorni di peregrinazio della statua di Gesù Bambino di Praga nella Basilica della Madonna delle Grazie, qui in Brescia. È una devozione molto sentita da tante persone, questa al Gesù Bambino di Praga, che ha un'origine antica, risale addirittura al 1500, con Santa Teresa nella Spagna di quell'epoca barocca. E anche questa statua appunto un po' particolare alle mie spalle è quella pellegrina, ma che riproduce le fattezze di queste prime statue inventate, se vogliamo, da Santa Teresa. Lei amava l'umanità di Gesù, soprattutto la sua incarnazione, anche la sua passione, ha avuto la sua conversione pregando davanti a un Gesù piagato e poi alle sue figlie insegnava sempre di rivolgere uno sguardo speciale al Signore, a Gesù Bambino soprattutto. E durante il tempo del Natale amava danzare con le sue figlie con delle piccole statue di Gesù per fare festa. E si ricorda di lei un'apparizione nel monastero dell'Incarnazione di Avila quando, lungo le scale del monastero, un giorno entra proprio un bambino e lei lo saluta e questo bambino però incalza: "Ma tu chi sei?" "E io sono Teresa di Gesù." E questo bambino gli dice: "Io sono il Gesù di Teresa." Piccoli episodi, quasi fioretti della sua vita, che raccontano però un amore particolare di lei verso Gesù bambino. Tanto che quando lei è stata chiamata alla metà del 1500 a fondare i primi conventi delle monache carmelitane scalze della Riforma, in modo particolare San Giuseppe, poi Medina e poi gli altri monasteri, ben 17 durante la sua vita, ecco, lei ha sempre voluto regalare alle monache una statua di San Giuseppe e una di Gesù Bambino. Le monache carmelitane appunto, dei monasteri da lei fondate conservano ancora le prime statue da lei donate, ognuna con un vestito ricamato in maniera differente, e pensate anche ad ognuna di esse Teresa donava un nomignolo particolare: il pellegrino, il dominatore, il pastorello. Una di queste immagini sacre, ecco, diventerà poi quella famosa di Gesù Bambino, conosciuto appunto come quello di Praga, perché tramite alcune donazioni e regali una di queste statue, non proprio di Teresa, ma comunque sorta in quell'ambito spirituale della Spagna barocca del 1500, giunge poi a Praga e viene donata da una nobildonna ai carmelitani di quella città. Siamo nel 1628. I carmelitani l'accolgono e le diffondono la devozione e il culto presso i praghesi e presso tutti i fedeli. È una statua particolare, ci ricorda Gesù che si fa uomo, prende la nostra umanità, la nostra incarnazione, è bambino, non più infante, ma un po' più cresciutello, ma è visto con gli occhi della fede, proprio da Santa Teresa, perché lei amava, diciamo così, insegnare alle monache a pregare anche di fronte alle immagini sacre, perché queste possono spingere la nostra devozione e alimentare la nostra preghiera, pensare che Gesù è vicino a noi. Ora, ovviamente non adoriamo il pezzo di legno, il pezzo di cera, il pezzo di resina di questa statua, ma ci aiutano a ricordare quello che significano. È un'immagine teologica. Gesù che si fa uomo, ma che noi cristiani già nella sua incarnazione, pensiamo ad esempio al racconto della visita dei magi, ecco, viene riconosciuto quel piccolo bambino povero e umile come il re dell'universo, come il figlio di Dio. Questo mantello regale, la corona in testa, sono tutti simboli proprio di gloria. È un bambino glorioso, un bambino contento, un bambino che ci apre i cuori, che apre le sue braccia, un bambino che ci sorride e che nella sua mano sinistra porta proprio il mondo, mentre nella mano destra ci benedice tutti. Simboli che ancora oggi, pensiamo a una recente incoronazione in Inghilterra, l'incoronazione del re Carlo, ecco, questo nobile re, ecco, ha utilizzato un bel mantello, una incoronazione, si è messo la sua corona in testa e all'uscita di questa celebrazione ha portato il mondo fra le mani. Ovviamente non c'è lo scettro, perché lo scettro di Gesù, se vogliamo, è il potere di Gesù, e questa sua mano benedicente che continua a benedirci tutti. Interessante anche il perché si chiama Bambino di Praga, ecco, non solo perché
a Praga ha avuto la sua diffusione popolare della devozione, ma una nostra santa, Santa Edistein, Teresa Benedetta della Croce, pregando proprio di fronte a queste immagini, lei girava anche per l'Europa e quindi ha conosciuto anche questa devozione a Gesù Bambino, riflettendo ha pensato che proprio Praga per tanto tempo è stata la sede del Sacro Romano Impero. Allo sfiorire di questi imperatori umani è arrivato proprio Gesù, chi più di lui? L'imperatore degli imperatori, lei scrive, che porrà un giorno fine a tutte le guerre. E da Praga questa devozione ai Carmelitani l'hanno diffusa in tutto il mondo. In Italia trova il suo centro più vivace attualmente ad Arenzano, in Liguria, da dove provengo io, da dove proviene questa immagine pellegrina, ma poi a Praga e in tanti altri santuari del mondo. Molto si dice dai fedeli perché non solo vengono per chiedere una grazia, Gesù Bambino ne fa tante, una volta a Praga ha detto anche più voi mi onorerete, più io vi favorirò, ma è davvero un incontro con l'umanità di Gesù, col suo cammino anche dell'infanzia spirituale e soprattutto con la sua anche regalità. Possiamo inginocchiarci, come ha fatto Papa Benedetto nel 2009, andando a Praga a incontrare le famiglie della Repubblica Ceca, inginocchiarci anche noi davanti a quel bambino e consegnare la nostra vita, adorarlo, dire Signore, tu sei piccolo, ma sei grande, sii tu davvero il re del mio cuore.